pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra VIP Club contro l'Inter Napoli, risultato del video in vantaggio l'Inter Napoli per 3-0. Andiamo a intervistare un po' i protagonisti dell'incontro. Andiamo da, da VIP Club. Scusami, scusami, 22. Ciao, cognome? Pugliese. Pugliese, è un primo tempo abbastanza anomalo per voi, se in svantaggio di 3 reti, come mai? Abbiamo sbagliato, abbiamo pigliato 2 gol proprio in maniera, diciamo, infortuni. Nel secondo tempo qual è la tattica che userete? Non lo so, dobbiamo cercare di recuperare, quindi ci butteremo tutti in avanti. Va bene, in bocca al lupo nel secondo tempo. Andiamo a intervistare Orlando. Orlando, portierone del, dell'Inter Napoli, sei in vantaggio di 3 reti, cosa mi dici? Stiamo giocando bene, stiamo controllando il match, speriamo di continuare così, che la qualificazione, se continuiamo così, è nostra. Guardiamoci anche il ritorno, quindi nella ripresa quale sarà la tattica che userete? Facciamo girare palla come sempre, con gli esterni cerchiamo di mettere cross in mezzo per, per le nostre 2 arieti e cercare di segnare qualche altro gol. Ok, dopo questa spiegazione dello schema, sicuramente VIP Club avrà sentito e... ti vabbè, saluto. Niente, abbiamo mille risorse, quindi siamo una squadra da mille risorse. Ti saluto, ciao Vincenzo, ciao, in bocca al lupo al secondo tempo, ricordiamo il risultato, Inter Napoli 3, VIP Club 0. Tra Inter Napoli e VIP Club, semifinale di andata Super Eleven, partita finita 3-3, autore di grande rimonte VIP Club, siamo qui con il migliore in campo abbondanza. Ecco, il migliore del suo... Perrella, 3-0, 3-3, come mai? Beh, al primo tempo pensavo che comunque era una partita facile, abbiamo sottovalutati, poi il secondo tempo siamo calati e abbiamo subito il pareggio, però non fa niente, comunque un buon risultato, vista per il ritorno. Ok, l'Inter Napoli secondo te ha già peccato un po' di presenza nel secondo tempo? Beh, un po' sì, però comunque il gruppo ci sta, quindi... per il ritorno, volta pagina. Sì, cambiamo proprio la sequenza. A chi vogliamo salutare? A mio padre e alla mia ragazza che sta là su. Ok, un in bocca al lupo per il ritorno. Andiamo ora dal migliore in campo e consegniamo la medaglia. Le vinco abbondanza. Ormai. Grandissimi 2 gol, soprattutto quello su punizione e poi il 3-3. Cosa mi dici? Abbiamo iniziato male perché come al solito abbiamo cambiato 4, 5, 6 giocatori. Dedichiamo questo pareggio a chi oggi non è venuto e che la prossima volta li facciamo venire. A parte il capitano che sabato rispose e tutta la squadra gli fa gli auguri. No, per il resto chi è mancato stasera mancherà anche lunedì per una questione di rispetto anche nei confronti dei ragazzi del suo giusto, oggi. Giusto. Per il resto, secondo tempo ci siamo organizzati bene, siamo riusciti a metterci bene in campo. Il primo tempo sembrava quasi un incubo per voi, il secondo tempo invece siete entrati. Siamo riusciti a organizzarci, siamo messi a un 4-4-2 classico per difenderci un poco meglio. E abbiamo approfittato di qualche errore loro di valutazione, soprattutto perché sono calati pensando di aver già vinto la partita. Poi ho fatto 2 gol, quindi a volte capita. Tutto merito per voi. Dedico i 2 gol alla mia ragazza, perché non gliel'ho mai dedicato, a finire mi lascio. Ok, i gol li dedichiamo alla tua ragazza, mentre la partita chi la dedichi? La dedichiamo al capitano, che oggi per la prima volta non c'era, in vista del fatto che si sposa sabato, quindi la dedichiamo a Luca Cullo, il nostro capitano. Polverino non viene più, perché la quinta partita che salta non lo facciamo venire più. Tanto non fa un gol, questo torneo ne ha fatto uno. Lo dillo, Luigi. Non ne fa uno, li faccio io. No, devi nome e cognome. Luigi Polverino, ex bomber, anzi a 11 non è mai stato bomber. Ok. Può giocare tornei a 7. Va bene, buon in bocca al lupo per il ritorno. Ciao ragazzi. Alla prossima.